Ora si registrerà la conferenza. Buonasera a tutti, benvenuti a questo consiglio. È assente il consigliere Soldini, ha mandato una mail oggi che per motivi personali non poteva partecipare al consiglio questa sera. E il consigliere Bonfanti sta cercando di collegarsi, ma ha qualche problema con l'apparecchiatura. Intanto comunque iniziamo, poi si collegherà appena possibile. Segretaria, lascia lei la parola per l'appello. Sì, buonasera, procedo all'appello. Breviario. Presente. Scuderi. Presente. Agazzi. Presente. Ippocàstani. Presente. Bonfanti al momento assente, Soldini assente, Barbieri. Presente. Conese. Presente. Pisoni, Bene. Onofrio, Presente. Invernizzi, Presente. Riva, Presente. Vigentini. Presente. Prego, Sindaco. Bene, iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, come di consueto comunicazioni. Da parte mia non ci sono comunicazioni, se ci fossero interrogazioni e questo è il punto dove poterle fare, se ci sono delle richieste di interrogazioni. Posto, Sindaco. Prego. Grazie, intanto buonasera a tutti. Io volevo formularle una interrogazione molto semplice circa lo stato di fatto dell'ufficio di polizia locale nel comune di Pontirolo Nuovo. Infatti, noi tutti che frequentiamo il paese vediamo la presenza costante del comandante Ubiali, una presenza che denota una, come dire, una dedizione particolare al lavoro, un operato assolutamente lodevole e che denota anche una certa competenza, una certa professionalità nella risoluzione delle questioni che afferiscono all'ufficio di polizia locale. Tuttavia, ovviamente il comandante Ubiali ha un orario di lavoro assai ridotto nel comune di Pontirolo Nuovo e veniva affiancato fino a qualche tempo fa da un agente di polizia locale che comunque presidiava il territorio e svolgeva tutte le funzioni di polizia locale, ove il comandante Ubiali fosse impegnato altrove o ove non fossero i giorni di sua competenza. Ora, è da qualche tempo che questo agente di polizia locale, che si è susseguito di recente, nel senso che c'è stata la dipartita di un agente e l'arrivo di un altro agente, questo nuovo agente che è arrivato solo qualche settimana fa non lo si vede sul territorio. Quindi volevo rivolgere alla sua persona una semplice domanda circa lo stato di fatto dell'ufficio di polizia locale. Se il fatto di non vedere questo agente di polizia locale sul territorio fosse una cosa normale o vi fossero altri problemi. Grazie. Allora, noi abbiamo, come tutti sanno, il comandante in convenzione per un numero, giustamente come ha detto lei, per un numero limitato di ore. Ed è tutto quello che può fare in quelle ore, lui fa ed è sempre molto presente. Poi avevamo fatto una mobilità ed era venuto per un certo tempo un altro agente di polizia da un altro comune. Nel mese di ottobre questa persona è stata disponibile per gli orari che poi sono cambiati perché nonostante avesse accettato una mobilità poi alla fine ha chiesto di fare almeno ore e abbiamo cercato di venirci incontro. All'inizio di questo mese, per problemi personali, questa persona non è potuta venire non solo nel nostro comune, ma mi risulta che sia stato assente anche dal comune dove presta servizio normalmente. Per cui siamo rimasti senza l'aiuto di questo vigile. Adesso stiamo cercando di attingere da una Scusatemi, graduatoria. ci sono riuscito.
Ok, sì, ti abbiamo visto. Ho preso nota della sua... Sì, sì. Adesso stiamo cercando di attingere da una graduatoria che è dal corso del mese, spero, dal mese di dicembre, di poter avere questo vigile che aveva dato la disponibilità, poi di fatto per motivi suoi personali questa disponibilità non riesce più a darla nel nostro comune, per cui andiamo ad attingere da una graduatoria e dovremmo avere un vigile già da dicembre, dico dovremmo perché sto aspettando le ultime atti che devono essere fatti, e poi dall'anno prossimo dovremo, come abbiamo messo anche in bilancio, avere il secondo vigile, speriamo finalmente dal 2022, di poter contare su un ufficio di polizia con dipendenti nostri che possono lavorare e fare quello che devono fare al meglio per il nostro paese. Posso? Prego. Grazie, Presidente. Come avrà ben capito, la mia domanda era una domanda assolutamente retorica, nel senso che era una domanda di cui conoscevo già la risposta, perché il fatto che l'agente di polizia locale che presenziava nel nostro comune da solo poche settimane ha scelto di non venire più in questo comune per ragioni che poco riguardano questo consiglio comunale era una notizia assolutamente nota. Però vede, io sento dei rimbombi nei microfoni, chiedo se chi non parla può spegnere i microfoni perché sennò si sente un rimbombo fastidiosissimo. Stavo dicendo, vede però signor Sindaco, la correttezza istituzionale su una funzione così fondamentale come quella di polizia locale vorrebbe che lei, che oltre a essere sindaco è anche come dire, il referente della polizia locale in questo comune, avesse aperto questo consiglio comunale nelle more delle comunicazioni, informando il consiglio comunale che di fatto nel territorio di Pontirolo Nuovo la polizia locale esiste per 8 ore a settimana, ovvero le 8 ore svolte con professionalità e con assolutamente dedizione al lavoro da parte del comandante Ubbiali. Le altre ore sono completamente scoperte, quindi a me è spiaciuto dover fare un'apposita interrogazione per farle dire che ancora una volta il nostro comune è scoperto completamente da parte della polizia locale. E quindi mi consenta, sarò brevissimo, ma nel farle questa interrogazione, di cui immaginavo la sua risposta, ovvero una non ammissione di quella che è la verità, cioè il fatto che Pontirolo è completamente scoperto, se non per 8 ore a settimana, del servizio di polizia locale, mi è venuta in mente la fiaba dei vestiti nuovi di quell'imperatore, ovvero quell'imperatore che si fece fare dei vestiti di un tessuto magico secondo chi glieli vendeva, un tessuto magico che era visibile solo a persone dotate di una certa competenza, dotate di una certa intelligenza, ma che in realtà erano una vera e propria truffa, perché quei vestiti non c'erano e quel tessuto era una vera e propria truffa. La truffa va avanti fin quando l'imperatore incontra un bambino, nella fattispecie il consigliere brutto e cattivo Vigentini, che dice: ma il re è nudo. E da lì, una volta che il bambino dice che il re è nudo, il sovrano è costretto ad ammettere il fatto che è effettivamente nudo. Quindi, ancora una volta, signor Sindaco, io la invito a essere più trasparente, più onesta, più sincera con questo Consiglio Comunale, perché lei non può ignorare il fatto che a Pontirolo Nuovo, d'amblè, non abbiamo più il servizio di polizia locale, se non per 8 ore a settimana. Lei non lo può fare perché manca di rispetto non tanto ai consiglieri comunali, che già è grave, ma manca di rispetto a tutti i cittadini che in lei vedono il rappresentante. Grazie. Grazie al consigliere Vigentini per averci iniziato, per aver iniziato questo consiglio raccontandoci la fiaba del re nudo. Probabilmente non la conoscevamo, non credo che possa essere attribuito a questa situazione, non è mai negato a nessuno questo. Noi avevamo un vigile
che doveva essere qui e poi per motivi vari non è potuto essere qui, poi alla fine prima ha detto che veniva, poi ha deciso di non venire più e mi fermo qui sulle situazioni, stiamo cercando di rimediare. Non ho voluto nascondere niente a nessuno, a chi me lo chiede lo riferisco. Lei stesso ha detto, mi ho fatto una domanda, ma sapevo benissimo la risposta e conoscevo molto bene la storia, vuol dire che come la sa lei, la sanno anche gli altri, non ho voluto niente nascosto a nessuno, ha voluto fare questa interrogazione, ha voluto raccontarci la parola. Bene, adesso andiamo avanti, come al solito, andando sempre a prendere le cose da... come si vogliono far apparire, non ho voluto nascondere niente a nessuno, perché chi mi chiede lo sa, conoscono la situazione, non si vede benissimo che il vigile che c'era prima non c'è più, che ne è venuto uno che doveva venire per 36 ore, poi ci siamo venuti incontro per un periodo, poi alla fine questa persona ha deciso che non poteva più, non voleva più venire al comune di Ponterolo perché ha preferito restare al suo comune. Purtroppo molte armi non ne abbiamo in mano, se non dire va bene, troviamo un accordo per star qui almeno in attesa che ne scegliamo un altro. Per un problema suo personale, dall'inizio di questo mese non è potuto venire e me l'ha detto quando ormai non si presentava più, siamo corsi ai ripari cercando di intervenire. Lei sa benissimo quanto sono difficoltoso all'interno degli uffici pubblici la possibilità di ci sono tutti dei passaggi da fare per le assunzioni eccetera. Nel più breve tempo possibile abbiamo cercato di dare un vigile a questo comune e speriamo due dall'anno prossimo, anzi ne speriamo dovrebbe essere due dall'anno prossimo, e quindi un comandante che è per le ore che abbiamo stabilito nella convenzione. Cioè non è che sia improvvisamente, purtroppo le cose sono andate in questo modo. Ma non ho voluto né tenere nascosto niente a nessuno, né volere nascondere né niente. Io sono in giro tutto il giorno vestita con i vestiti che ho e molto trasparente, consigliere di giudizio. E non uso mezze misure per dire le cose come sono. A chi mi ha chiesto, lo sa bene, glielo ho detto, lo vedono benissimo che non c'è un vigile, non ha mai fatto nascosto niente a nessuno. Per cui la fiaba va bene, ma ora andiamo oltre. Ci sono altri interventi? Se no passiamo al secondo punto. Bene, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, approvazione verbali della seduta precedente. Nell'approvazione dei verbali della seduta precedente, il segretario mi corregga se sbaglio, procederemo con due momenti di approvazione diversa, perché il consigliere Bonfanti è stato assente nei primi due punti, poi però è arrivato dopo in consiglio comunale. Però consigliere Bonfanti non la vediamo. Consigliere Bonfanti? Consigliere Bonfanti? Come procediamo, segretaria? Non collegandosi in video, io non posso considerarlo in questo momento presente. In relazione a quello che diceva lei, correttamente dovremmo procedere a due diverse votazioni, posto che il consigliere Bonfanti era assente nei primi due punti del consiglio precedente, mentre invece il consigliere Invernizzi era assente durante l'intera seduta. Quindi già da adesso chiedo cortesemente al consigliere Invernizzi di astenersi. Riuscendosi a collegare okay. Consigliere Bonfanti, okay. Mi sente? Ok, se riattiva cortesemente un attimo l'audio. Allora, okay. Spiegava il sindaco, io un attimo... spiegavo un attimo meglio, il consigliere Bonfanti, lei era assente nei primi due punti della seduta scorsa, il consigliere Invernizzi era assente durante l'intera seduta, quindi procederemo a due diverse votazioni, una prima nella quale saranno oggetto di votazione i verbali dei primi due punti, nel dettaglio la numero 36 e la numero 37, in cui lei e il consigliere Invernizzi vi dovrete astenere. Dopodiché si procederà ad un'ulteriore votazione per quanto riguarda i verbali successivi.
successivi, ossia dal 38 al 44, in cui essendo assente soltanto il consigliere in Bernizzi, lei potrà esprimere liberamente il suo voto. Prego, Sindaco. Allora, il verbale numero 36, la delibera di consiglio numero 36 era comunicazioni e la numero 37 approvazione dei verbali della seduta precedente. Mettiamo in votazione l'approvazione di questi primi due punti di delibera. Chi è favorevole? Scusi, posso fare? Prego. No, se non la faccio dopo la dichiarazione di voto. Ha già aperto la votazione, la faccio dopo, per la seconda parte. Va bene. Chi è favorevole all'approvazione di questi due punti? Ok. Ok. Prego, consigliere Vigentini. Però non ho visto il voto del consigliere Vigentini, quindi o sindaco le chiede chi sono gli astenuti o contrari, o devo chiedere certo. Al Vigentini chiedo scusa. Di... Chiedo scusa, contrari ai primi due punti? Ok, chiedo scusa. Astenuto nessuno. Consigliere Vigentini, lei voleva fare una dichiarazione? Sì, una dichiarazione di voto, ma a questo punto forse conviene che lei annunci quello che c'è da votare, poi io, prima che lei apra la votazione, faccio la mia dichiarazione. Ok, allora, numero 38, mozione presentata dal consigliere Vigentini ad oggetto richiesta di messa in pratica di strategie atte a garantire una maggiore sicurezza sul territorio pontirolese nella frazione di Formasotto. Numero 39, mozione presentata dal consigliere Vigentini ad oggetto richiesta verifica tecnica inerente alla realizzazione della nuova pista ciclopedonale insistente sul locale Viale Italia. Numero 40, mozione presentata dal consigliere Vigentini ad oggetto messa in atto di iniziative idonee finalizzate al ripristino della sicurezza stradale sulla locale via Bergamo. Numero 41, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 51 in data 2 settembre 2021, adottata in sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000, variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Numero 42, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 57 in data 6 ottobre 2021 adottata in sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000, variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Numero 40, delibera numero 43, approvazione piano diritto allo studio anno scolastico 2021-2022. Numero 44, approvazione del regolamento comunale per individuazione e l'assegnazione dei servizi abitativi transitori, TAC. Prego. Sì, grazie Presidente. In primis mi permetta di trovare un po' inusuale che il segretario comunale chieda l'astensione di un consigliere comunale, al massimo sull'approvazione dei verbali, al massimo credo lei sia titolata a suggerire l'astensione, ma a domandare l'astensione credo sia un po' una forzatura. Al netto di ciò, come ho detto l'ultima volta, trovo estremamente ristretti da un punto di vista testuale questi verbali, quindi avevo chiesto che venissero un po' ampliati con dovizia di particolari rilevanti per descrivere l'andamento del dibattito. Questa mia richiesta evidentemente non è stata accolta dal segretario verbalizzante, quindi il mio è un voto contrario per tale ragione, e il voto contrario ha le medesime ragioni anche per quello espresso poc'anzi. Grazie. Sindaco, mi perdoni, mi consenta di intervenire. Allora io ribadisco quanto già detto l'altra volta in merito alla mia verbalizzazione. Ribadisco nuovamente che la registrazione rappresenta parte integrante e sostanziale della verbalizzazione, quindi qualunque altra integrazione si considera contenuta, qualunque altro rinvio diciamo è contenuto, è rimesso alla videoconferenza. In merito al discorso dell'astensione,
consigliere Vigentini, il segretario comunale sono io, laddove ritiene di voler subentrare al mio posto deve fare il concorso ed avere la relativa iscrizione all'albo. Prego, sindaco. Mettiamo in votazione. Scusi, presidente, non accetto. Segretario, io non voglio affatto subentrare alla sua persona, ci mancherebbe, anche perché non sarei degno di sostituirla. Semplicemente avevo qualche perplessità su una sua richiesta di un voto di un consigliere comunale e l'ho manifestata. Se evidentemente è suscettibile alla mia dichiarazione, ne prendo atto, però lasci che il dibattito consigliare si svolga in tranquillità. Bene, procediamo. Prego, con la niente, essendo io interessato, posso dire che ha fatto bene a rammentarmelo, segretario. Ok. Prego, sindaco, scusi, prego, consigliere, non ho sentito, cortesemente può ripetere? No, essendo io... Il microfono, ok. Scusate, essendo io l'oggetto del contendere, posso solo ringraziare il segretario comunale che mi ha rammentato di astenermi. Ok. Bene, mettiamo in votazione. Chi è favorevole all'approvazione degli altri dei restanti punti all'ordine del giorno di questo consiglio del precedente consiglio comunale? Ok. Sindaco, il suo voto, però non vedo. Sindaco. Contrari? Ok. Chiedo scusa. Contrari? Ok. Astenuti, a posto. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione. Mozione presentata dal consigliere Vigentini ad oggetto posto occupato contro la violenza sulle donne. Prego, consigliere Vigentini. Sì, grazie presidente. Questa è una mozione che trova spunto dalla giornata che tutti gli anni specificamente viene celebrata il 25 di novembre contro la violenza sulle donne, una giornata istituita da una risoluzione, la 54 del 99, dove sostanzialmente veniva istituita questa giornata mondiale di sensibilizzazione della società contro appunto questo fenomeno di violenza sul sesso femminile, quindi di violenza contro le donne. È una data, quella del 25 novembre, scelta perché coincide con l'apertura di un periodo che culmina il 10 di dicembre, che è la giornata mondiale dei diritti umani, e in questi 16 giorni che dividono il 25 novembre dal 10 di dicembre, ci sono tutta una serie di giornate atte a sensibilizzare la società su tutti dei diritti fondamentali che, proprio perché fondamentali, ovvero fondanti di ogni società civile, devono necessariamente trovare una rispondenza anche in gesti concreti e nella memoria continua e tenuta viva. Questa mozione quindi trova spunto da questa giornata del 25 di novembre che abbiamo appena celebrato e chiede fondamentalmente di sensibilizzare ulteriormente rispetto a quanto già i diversi enti e le diverse associazioni fanno, di sensibilizzare anche la società pontivalese in primis, ma il Consiglio Comunale tutto, con il posizionamento di una sedia rossa raffigurante appunto la violenza subita dalle donne, dal sesso più debole, dal sesso femminile, lì nell'aula del Consiglio Comunale, ovvero nell'aula dove tutti noi siamo chiamati a mettere in atto iniziative, a mettere in atto azioni fondamentali, tra cui anche quelle di contrasto concreto a questo fenomeno, che sono andato a leggermi qualche statistica, ho in mano una statistica non propriamente aggiornata, risalente a qualche anno fa, riguarda circa una donna su tre, una donna anche quasi su quattro, perché è circa il 35% delle donne a livello nazionale è stata vittima di violenza di qualsiasi tipo, violenza fisica, violenza sessuale, violenza psicologica. È proprio
per l'entità di questo fenomeno, credo che questa iniziativa sia un'iniziativa simbolica sicuramente, ma sia un'iniziativa di fondamentale importanza che va ad aggiungersi alle iniziative già messe in atto anche gli altri anni. Penso per esempio alla panchina rossa posizionata fuori dal municipio, quindi non vuole sostituirsi a quelle iniziative, ma vuole andare a porre un gesto concreto lì nell'aula consigliare, dove speriamo presto tutti noi possiamo tornare a riunirci in presenza e quindi tornare a dibattere sul futuro del nostro paese. Grazie. Gigliola al microfono. Chiedo scusa, consigliere Vigentini, lei ha illustrato adesso la mozione aggiungendo ulteriori particolari che non erano inseriti in questo dispositivo. Le do subito la parola, consigliere Barbieri. Io volevo solo dire che comunque questo ente, e qui nel dispositivo è scritto in modo un po' diverso, già ha messo in atto e sta facendo tutta una serie di iniziative da anni e non solo da adesso. Prego, consigliere Barbieri. Sì, grazie sindaco. Mi permetto di prendere la parola perché il tema mi è molto caro in quanto donna principalmente e in quanto consigliere anche. Quando ho letto la mozione del consigliere Vigentino, onestamente sono rimasta un po' basita, perché probabilmente il consigliere Vigentini non partecipa molto a quello che facciamo in comune, però sono, appunto, ha nominato la panchina che da ben 2 anni è fuori dal comune ed è visibile a tutti, insomma un bel simbolo per ricordare tutte le donne che subiscono violenza ogni giorno e non solo il 25 di novembre. Poi abbiamo fatto diverse iniziative in questi anni, non ultima quella di venerdì 26, c'è stata in biblioteca un interessante incontro con un gruppo teatrale che insomma ha svolto una bellissima serata, i responsabili di una cooperativa con un centro antiviolenza che hanno parlato molto bene del tema e hanno anche dato tantissime indicazioni. Tutti gli anni esponiamo il numero antiviolenza, che ricordo l'1522, la campagna di sensibilizzazione anche con i simboli manuali e quant'altro, insomma ne facciamo tante di cose. E non solo il 25 di novembre, lo ripeto, anche il 26, il 27 e tutti gli altri 364 giorni dell'anno. Lo può chiedere, non so, all'ufficio servizi sociali, che ogni giorno si trova veramente a fronteggiare queste cose e non in maniera simbolica, guardi, veramente non proprio in maniera simbolica. Per cui, cioè, questa mozione messa lì così, una cosa in più, va bene, facciamola, ne facciamo tante, facciamo una in più, va benissimo. Ma quando lei, mi permetto, nelle premesse della sua mozione dice praticamente che non si fa nulla e che lei vuole insegnare o farci capire cosa dobbiamo fare, no, grazie, questa cosa sinceramente no. Ci sembra, cioè, a me sembra quantomeno un'azione un po' opportunista, no? Un bel titolo sul giornale, un bel post su Facebook o sui social, e si usano queste cose, cioè si usa un tema così importante per farsi pubblicità. No, grazie Vigentini, da lei veramente non me l'aspettavo, scusate. Prego, consigliere Onofrio. Allora, in tutto il mondo circa il 35% delle donne ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale. E il 38% dei femminicidi è compiuto dai partner. L'Italia non è esclusa da questo triste quadro. Come mostrano i report dell'Istat 2015-2018, il 31,5% delle donne fra i 16 e i 70 anni ha subito qualche forma di violenza fisica o sessuale e il 54,9% dei femminicidi è stato commesso dai partner o dai ex partner. Questi sono i dati forniti alla vigilia del 25 novembre 2021, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ad aggravare il quadro di quest'anno ci si è messa anche la pandemia.
Il lockdown, la convivenza forzata, lo stress, i problemi economici e l'eventuale perdita del lavoro hanno intensificato la criticità del problema, portando le Nazioni Unite a parlare di pandemia nell'ombra. Per sconfiggere questo fenomeno, che purtroppo è sempre in crescita, abbiamo un'unica soluzione: il rispetto, ricordandoci che sono le donne che ci danno la vita. Un'ennesima sedia rossa sta a simboleggiare che siamo coscienti che esiste questo fenomeno, ma non facciamo nulla per farlo smettere. Invece, impegniamoci fino in fondo, divulghiamo, come nell'incontro che si è tenuto venerdì sera presso la biblioteca di Pontirolo Nuovo, l'informazione, entriamo anche nelle scuole, insegniamo ai nostri bambini maschi, che saranno un indomani gli uomini, saranno padri, mariti, saranno comunque quelli che dovranno dare l'esempio. Portiamo a conoscenza qualsiasi donna che si senta violata a sapere dove e a chi si deve rivolgere. Sedie rosse non devono più esistere, perché non deve essere commesso nessun altro femminicidio. Io personalmente su quella sedia ci metterei una bella scritta a caratteri cubitali con scritto rispetto, perché è quella l'unica soluzione che può fermare questo fenomeno. Complimenti, molto bella, e concordo con questo. Prego, Pisoni. Sì, chiedo scusa, se volevo prendere un attimo la parola giusto per puntualizzare un punto che comunque sostengo sia il consigliere Barbieri che il consigliere Onofrio in questa cosa. Volevo solo puntualizzare. Allora, sicuramente una premessa fondamentale: noi siamo sempre stati contro tutte le violenze di genere, 365 giorni all'anno, non solo il 25 novembre. Tant'è che, come ha suggerito anche lei, come ha notato anche lei, nei passati anni questa amministrazione ha inaugurato una panchina rossa che è nello spazio del comunale. Oltre a questo, lo ripeto, è da anni stiamo portando avanti una serie di iniziative che riguardano questa tematica. Lei, mi permetta, consigliere Vigentini, sa, come perché era componente con me nella precedente commissione biblioteca, come queste iniziative siano state sempre organizzate e sostenute in questi anni da questa amministrazione. Mi spiace sinceramente notare come lei in questa mozione, mi permetta, sottointende leggermente un mancato coinvolgimento e attuazione da parte di questa amministrazione di iniziative, cito, simboliche finalizzate a contrastare il fenomeno. Come volontaria della biblioteca da anni e che sostiene queste iniziative, le ha sostenute sempre, oggi le dico che il posto occupato è una presenza costante e fissa nelle nostre iniziative. In ordine di tempo, come ha citato i miei consiglieri precedenti, la serata Barba Blu, quella a cui lei è stato invitato, è un incontro tra favola e realtà che parlava sul tema del femminicidio. O le letture come quelle del gruppo lettura che facciamo spesso ogni anno, sempre in queste occasioni. Come vede, le iniziative non mancano. Noi non facciamo cadere nel dimenticatoio una cosa di questo tipo e un argomento così importante. Non metto in dubbio, lo cito, la validità della sua proposta, è sicuramente una lodevole iniziativa. Sono giuste le premesse, un attimo, che discuto. Tutto qui. Non considerando anche l'impegno che i volontari e gli amministratori mettono per creare questi tipi di iniziative, magari chiediamo, io penso, parlo per il mio assessorato, chiedo giusto una riformulazione delle premesse. Tutto qui. Grazie. Posto, Presidente? Prego. Sì, in primis mi sento di sposare a pieno l'intervento fatto dalla consigliera Onofrio, anzi mi complimento con lei perché si vedeva che era parecchio toccata dal tema e quindi lo condivido a pieno, tant'è che l'ultima frase del dispositivo della mozione va proprio a sintetizzare, mi corregga se sbaglio,
quello che è stato il suo pensiero finale, ovvero l'ultima frase dice: in tal modo, istituendo questa sedia rossa nell'aula di consiglio comunale, non istituiremo solo un simbolo, ma istituiremo un perenne monito per tutti noi, perché l'auspicio che il consigliere Onofrio ha manifestato, ovvero che non vi siano più sedie rosse, perché vi sia una società civile che alla violenza anteponga il dialogo, anteponga il rispetto, è credo un auspicio per tutti noi. Però attualmente, come ha ben citato nell'apertura del suo intervento, il 35% delle donne è vittima di violenza da parte di soggetti spesso partner. Quindi a questo 35% noi, secondo me, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione. E proprio per questo mi stupisce, ma lo dico senza volontà di polemica alcuna, l'intervento fatto dalla consigliera Barbieri e poi ripreso anche dall'assessore Pisoni. Perché consigliera Barbieri, scusi sindaco, può togliere il microfono? Perché grazie, scusi. Perché l'intervento della consigliera Barbieri si apre dicendo: lei nella mozione ha scritto che l'amministrazione non ha fatto nulla, che non si fa nulla, che non è mai stato fatto nulla. Ora, io, consigliere Barbieri, la invito a citarmi il pezzo della mozione dove io ho scritto una cosa del genere, perché se effettivamente c'è scritto, io le chiedo faccio ammenda e le chiedo scusa. Se effettivamente invece, come è, questa cosa non è scritta, forse le scuse le deve chiedere qualcun altro. Io ho fatto una presentazione di questa mozione dove ho citato le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale, ma non solo dall'amministrazione comunale, dalle associazioni, da vari enti che sul 25 di novembre accendono un faro che ovviamente non vale solo per il 25 di novembre, ma vale per tutto l'anno. Detto ciò, credo, tra queste iniziative ho proprio citato la panchina rossa, che è secondo me una delle iniziative più simboliche che l'amministrazione comunale ha fatto e che è un simbolo perenne che tutti i cittadini che si recano in comune vedono e su cui spero si interroghino. Detto ciò, delle due l'una, nel senso che questa mozione non va a criticare una mancanza da parte dell'amministrazione, tutt'altro, va a dire: avete fatto delle cose lodevoli, facciamole anche in aula consigliare, facciamola lì dove si svolge la democrazia per antonomasia, la democrazia di Pontirolo per antonomasia. Posizioniamo una sedia rossa così che durante il consiglio comunale o comunque durante tutte le iniziative che vengono svolte in aula consigliare, l'attenzione dei partecipanti sia comunque rivolta anche a quella sedia rossa che simboleggia tutto ciò che noi ben sappiamo. Quindi, lungi da me criticare una mancanza da parte dell'amministrazione comunale, se su questo tema semplicemente la volontà di aggiungere un'iniziativa in più. Quindi, consigliere Barbieri, restituisco al mittente qualsiasi tipo di polemica su questa mozione. Grazie. Posso, sindaco? Barbieri ha chiesto ancora la parola, un attimo. Scusate, solo una questione. Siccome io non, purtroppo nel video non vedo le immagini, vedo solo la mia, vi sento le voci ma non vedo le immagini, per cui non sono in grado di... Okay. di noi ti vediamo, comunque, noi ti vediamo sempre. Sono io che non vedo nessuno dei partecipanti al consiglio. Sindaco, quando ritiene... Lascio la parola a Barbieri. Se mi dà la parola, ok, grazie. Certo. Prego, consigliere Barbieri. Sì, grazie. No, visto che ho avuto una domanda diretta, rispondo e poi lascio la parola al capogruppo. Allora, il passaggio è... Allora, premetto, la cosa che, diciamo, mi ha urtato un po' di questa mozione appunto è questo passaggio che adesso le vado a leggere. Poi, ovviamente, un'iniziativa in più va benissimo, ci può trovare anche d'accordo, però lei deve guardare questo passaggio della mozione che secondo me è quello che le stavo dicendo prima. Ovvero, quando lei scrive al punto 2 delle premesse
che il Consiglio Comunale è il luogo di indirizzo politico-amministrativo della città, e in questo luogo che è il centro nevralgico delle scelte, è opportuno che il sindaco, la giunta e il consiglio tutto abbiano sempre chiaro e presente come guida nelle loro scelte l'annoso problema della violenza sulle donne e della violenza in generale? Lei qui sottintende che il sindaco, la giunta e il consiglio tutto non abbiano sempre chiaro e presente come guida nelle loro scelte l'annoso problema della violenza. È qui che sbaglia, perché noi invece ce l'abbiamo sempre presente, ma veramente. Quindi, se vuole modificare magari questa frase, possiamo trovare un accordo per unire le nostre forze in questa scelta, non lo so, però questa frase formulata così veramente sottintende che non abbiamo nessuna volontà o non abbiamo chiaro il problema. Come l'ho appena detto io, la consigliera Onofrio ha fatto un discorso bellissimo, ma anche la consigliera Pisoni, che è molto attenta al tema, e poi le posso elencare se vuole tutte le altre iniziative che il 25 di novembre del 2021, 20, 19, 18 abbiamo sempre fatto. Peccato magari non averla vista tante volte coinvolta, tipo venerdì, lei non c'era la serata che abbiamo tenuto, per esempio, ecco. Cioè, ci fa un po' specie questo appunto quando poi lei nei fatti non c'è gli altri giorni dell'anno. Scusi, Posto, Presidente? Prego. Grazie. Consigliera Barbieri, come è accaduto in basso? In primis, questa cosa qua della frase della mozione, lei è passata dal dire che io avevo scritto che nella mozione che l'amministrazione non aveva fatto nulla, al dire che c'è una frase che sembrerebbe sottintendere, secondo la sua stimabile idea, ma pur sempre sua idea, che non si è fatto nulla. Quindi si è passati da un'accusa a una presunzione di accusa, ma tralasciamo. Sul fatto della mia assenza venerdì 26, confermo, ero impegnato altrove, ma proprio perché ha citato l'appuntamento di venerdì 26, non posso dimenticare l'inaugurazione della panchina rossa, di cui tanto abbiamo parlato questa sera, dove il consigliere comunale sottoscritto non è stato invitato. Quindi, consigliere Barbieri, io accetto qualsiasi cosa, ma la morale da parte sua anche no. Grazie. Perdoni, chiedo scusa, consigliere Vigentini, lei lo sa benissimo come quando è stata inaugurata quella panchina, che cos'era l'iniziativa, non era un'inaugurazione della panchina, ma era una fotografia, e le ho anche spiegato perché c'erano presenti le donne del consiglio e l'unico uomo presente era l'assessore al sociale. Non è che è stato escluso lei e gli altri erano presenti. Quella fotografia gliel'ho detto, lei me l'ha detto, gliel'ho scritto, gliel'ho precisato, per cui. Allora, se vogliamo sempre andare a rimbangare le cose e per girarle come ci torna meglio, ci siamo. O le diciamo fino in fondo come stanno, o se no è inutile neanche citarle, perché quella fotografia ha avuto un senso, lo sa benissimo, gliel'ho anche spiegato. Se poi quello gli ha dato fastidio, dobbiamo andare avanti tutti gli anni a pagare pegno per questa fotografia che è stata fatta in modo del tutto tranquillo, senza voler escludere per forza il consigliere Vigentini, ma sono state escluse tutte, solo le donne del consiglio, perché l'abbiamo inteso così. Magari in altri comuni hanno inteso in un altro modo, noi l'abbiamo intesa così senza voler escludere nessuno. Ora, quella era un'iniziativa, poi ne sono state fatte altre, in passato ne sono state fatte. Non era l'inaugurazione della panchina, ma era che in quel momento è stata fatta una fotografia di fine della panchina. Questo deve essere molto chiaro, per cui non giriamo sempre le cose a seconda di come ci piace in quel momento. Poi, nella mozione, uno che legge la mozione, era scritto in un certo modo, tutto quello che lei ha detto dopo, che non è scritto nella mozione, che comunque questo comune, che aveva questa amministrazione, ha fatto tutta una serie di cose, poi l'ha detto, ma nella mozione non sta scritto, nella mozione c'è scritto una cosa diversa. Comunque, al di là di questo, cioè, se poi io concordo con quello che sta dicendo la consigliera Barbieri, perché quella punto 2 nelle premesse, non c'è dato di quello che molte successi, sinceramente chiunque le legge così sembra che non è stato fatto niente. Comunque, questo è il mio pensiero, e le donne di questo consiglio un pochino si sono sentite un po' toccate da questa cosa. Consigliere Bonesde, le lascio, voleva intervenire. Sì, Scusa, un microfono che tocca, ma io ho sentito la metà delle parole. O è un problema solo mio? No, condivido, è un problema anche mio, sentivo malissimo.
sono Vigilio. Non mi sentite? Non mi sentite? Così mi sentite meglio? Tengo appoggiato il microfono più vicino. Ok, va bene. Ok, prego consigliere Conese. No, io volevo solo intervenire semplicemente, ma poi voglio dire, è intervenuta immediatamente la consigliera Barbieri e ha posto la stessa domanda che avrei posto io al consigliere Vigentini. Perché il problema che nella dichiarazione che lui fa rispetto alla mozione, nell'intervento che fa per spiegare la sua mozione, inserisce delle cose che nella mozione non ci sono. Per cui nel momento in cui tu vai a leggere una mozione dici, ma vuol dire che il Consiglio Comunale è tutto, non l'amministrazione, il Consiglio Comunale tutto non ha mai posto in essere nessuna iniziativa, perché da quello che c'è scritto sembra che è una cosa ex novo, che questa iniziativa sia una cosa ex novo, tant'è che nel passaggio successivo, nel visto che la messa in atto di iniziative, è come se, voglio dire, ex novo si mettono in atto delle iniziative. Era questa la domanda che volevo porre, perché poi si può, voglio dire, giocare sulle parole o dare senso alle parole che si dicono, però di fatto leggendo questa cosa qui, voglio dire, non emerge questa storia del Consiglio Comunale, emerge una cosa nuova, come se, voglio dire, l'avesse oggi scoperta il consigliere Vigentini, e questo un po' che mette in voglio dire, che apre ha aperto una discussione di questo genere, che francamente voglio dire è stucchevole sotto un certo punto di vista, perché stiamo parlando di un argomento serio, di un argomento che è la cronaca è quotidiana su queste questioni, e siamo qui purtroppo, non dico a volerci mettere le medaglie su questo argomento, però per dire anche poi un'altra cosa, che di iniziative di questo genere, proprio perché, voglio dire, sono cose che avvengono da anni, la dimostrazione che continuano ad accadere, il femminicidio è una cosa che persiste e continua, vuol dire che molto probabilmente, al di là della sensibilità, bisogna fare forse qualcosa di diverso e, voglio dire, operare su quelli che, voglio dire, il femminicidio lo praticano. E mi riferisco, in quanto chiaramente non donna ma uomo, molto probabilmente bisogna fare opere di sensibilizzazione sul soggetto che queste cose le fa. Ecco, detto questo, voglio dire, diventa anche complicato andare a discutere o approvare o bocciare una mozione proprio alla luce delle discussioni che sono state fatte, perché se ricordo le parole che hanno detto le consigliere che sono intervenute, in particolare le parole della Onofrio, dice molto probabilmente finiamola con gli atti simbolici, facciamo qualcosa di più significativo e di più impegnativo. Ecco, detto questo, adesso non lo so, rispetto alla mozione, consigliere Vigentini cosa intende fare, poi nella dichiarazione di voto. Sì. Scusa, visto che tu non vedi, il consigliere Onofrio mi chiede ancora la parola. No, scusate, adesso mi sono riapparse le immagini, mi taccio e poi eventualmente nella dichiarazione di voto farò la parola. Riprendiamo con il discorso. Okay, grazie. Prego, consigliere Onofrio. Ecco, era proprio questo il concetto che volevo far passare. Io, come sapete, per lavoro ho a che fare con donne. E purtroppo di violenze tra le mura domestiche anche nel nostro piccolo paese ci sono verbali, mi capita di vedere anche dei lividi o dei segni di donne che hanno paura, quindi donne che sanno dove rivolgersi o in alcuni casi hanno proprio il terrore anche proprio di chiamare, perché hanno in casa il loro carnefice. Quindi cosa succede? Si trovano comunque in questa situazione dove vorrebbero scappare ma hanno paura. La cosa che mi fa non è il segno, la panchina, tutto si può fare, tutto dà un segno, però come diceva il capogruppo Conese, è l'uomo che va istruito, perché è l'uomo che pensa che la donna è un sesso debole ed è l'uomo
che pratica questa violenza ritenendo non più una persona la donna, ma la tratta come un oggetto. Quindi secondo me sì, va bene il segno rosso, va bene tutto, ma dobbiamo avere fare qualcosa per sensibilizzare la parte maschile, perché è quella che purtroppo pratica violenza. Grazie consigliere Onofrio. Ci sono altri interventi su questo? Se no, ridò la parola al consigliere Conese. Prego, Conese. No, allora io prendo la parola per dire a questo punto, credo che sia. Entriamo nel merito della dichiarazione di voto per votare la mozione o meno, perché se entriamo in questo, se il consigliere Vigentini non ha altre cose da dire, io penso proprio perché l'argomento, adesso riprendendo ulteriormente l'ultimo intervento che ha fatto la consigliera, voglio dire, io credo che la mozione ha un senso, come sempre, perché voglio dire, tratta un argomento particolare, ma il modo con cui è scritta. Francamente, non può essere considerata una mozione scritta in questo modo, soprattutto nelle premesse e nel visto che va modificata. Per cui, se il consigliere Vigentini, ripeto, vuole essere come tutti noi partecipi nell'essere sensibili a questo argomento, se crede di poter modificare il testo di quella mozione integrandola con un testo chiaramente che suggerisco, io credo che, voglio dire, non ci sia nessuna difficoltà ad approvare la mozione. In questo modo, francamente, è una mozione che non vede, voglio dire, il coinvolgimento di tutto il Consiglio Comunale se non nel votare a favore o contro. E questo penso che sia una cosa assolutamente sgradevole. Ok. Per cui se il consigliere Vigentini è d'accordo, io propongo una modifica al testo, soprattutto nelle premesse, non tanto nell'oggetto, perché poi voglio dire è un atto simbolico, potremmo scrivere la seggiola rossa nel Consiglio Comunale come qualsiasi atto simbolico a manifestare comunque la sensibilità su questo argomento. Però sul discorso delle premesse, credo che vada completamente modificato il testo che ha proposto il consigliere Vigentini. Per cui io adesso mi permetto di dire, dal punto di vista della procedura, non lo so, però se il consigliere Vigentini dà un cenno di disponibilità, io gli leggo la riformulazione di quella frase e siamo, voglio dire, disponibili a rendere questa mozione una mozione che coinvolge tutto il Consiglio Comunale, senza dimenticare la storia. Grazie. Posso? Prego, consigliere Vigentini. Grazie. Capogruppo Conese, lei prima ha usato un aggettivo stucchevole e condivido. Questo dibattito qua sta diventando stucchevole se non surreale. Surreale perché ci stiamo concentrando su delle supposizioni che in realtà non sono rispondenti alla realtà, che voi ritenete di modificare evidentemente perché avete la necessità di scrivere quanto siete stati bravi, quanto siete stati belli. A me va bene tutto perché credo che la finalità di questa mozione ci imponga di soprassedere a questo stucchevole dibattito e a entrare nel merito delle iniziative, tra cui quella proposta, ma anche tante altre, come diceva la consigliera Onofrio. E quindi faccia la sua proposta, vediamo cosa ha da proporre di così eclatante da modificare questa mozione in maniera sostanziale, perché la ritiene inaccettabile, ha detto lei, così come è scritta. E quindi vediamo qual è la sua proposta e poi ci comportiamo di conseguenza. La proposta, consigliere Vigentini, non ha nulla di eclatante. È semplicemente mettere, voglio dire,
rimettere in ordine diciamo, le parole che sono state utilizzate. Comunque vado a leggere il testo in modo che. Allora, nelle premesse, al punto 2 delle premesse della sua mozione, che la frase da indicare sia che il Consiglio Comunale di Pontirolo Nuovo, specifico il Consiglio Comunale, non l'amministrazione, Consiglio Comunale, ha ben chiaro e presente l'angosciante disumanità perpetrata con la violenza in generale e sulle donne in particolare. Ed è da diversi anni che dimostra vicinanza ed impegno promuovendo iniziative per sensibilizzare ed essere sempre al fianco delle donne. Questa è la frase così eclatante che non dice alcunché di diverso se non specificare che voglio dire la storia di questo Consiglio Comunale ha ben presente l'impegno che ci mette su questo argomento. È nella parte del visto che dopo che venga inserita dopo la frase la messa in atto di ulteriori, perché voglio dire sono ulteriori iniziative che si chiede di mettere in atto, per cui questo è il senso della modifica a quella mozione. Per il resto non c'è nient'altro da aggiungere e se la proposta può andare bene, noi voglio dire siamo assolutamente favorevoli a votare la mozione. Posso, Presidente? Grazie. Un giorno mi spiegherà, Capogruppo Conese, la differenza tra amministrazione comunale e consiglio comunale, perché io credo che il consiglio comunale sia parte integrante dell'amministrazione comunale, insieme alla giunta, insieme al sindaco. Quindi non capisco questa sua continua volontà di differenziare le due cose. Detto ciò, va bene, Capogruppo Conese, accettiamo la sua modifica. Lei pone un problema politico perché evidentemente deve dire che siete stati bravi negli anni scorsi e lo siete ancora stati anche quest'anno. Va bene, accettiamo tutto. Tanto, mi consenta, Capogruppo Conese, ciò che conta, come ha detto bene la consigliera Onofrio, non è la sedia rossa, non sono le premesse, non è scrivere quanto è stata brava l'amministrazione Breviario negli anni scorsi. Ciò che conta in realtà è collaborare tutti insieme per cercare di sconfiggere questo fenomeno che è un'autentica vergogna. Quindi se aggiungere quella frase intrinseca di significato la fa stare più tranquillo, aggiungiamola. Però collaboriamo tutti verso un'unica direzione, non concentriamoci sulle singole parole, perché sennò il dibattito assume veramente quell'aggettivo che lei prima ha citato, cioè diventa un dibattito stucchevole. Grazie. Consigliere Vigentini, mi perdoni, Conese, consigliere Vigentini, lei è il primo a dirci che le parole hanno un peso e devono essere usate nel modo giusto. E questo vale sempre, non solo quando le dice il consigliere Vigentini o le dice qualcun altro. Per cui, siccome riteniamo l'argomento, è decisamente serio, importante e va affrontato nel giusto modo. Le panchine varie o le sedie sono un simbolo, ma va affrontato in un modo più serio e puntuale. Il rispetto ci deve essere sempre, ogni giorno, in ogni azione che uno fa. Anche in un dibattito consiliare ci vuole rispetto, perché dalle piccole cose poi nasce il rispetto. Detto questo, cioè non è aggiungere o togliere perché siamo noi o è lei, è dare, come si vuol fare, il giusto peso alle cose. La mozione l'ha proposta lei e nessuno lo nega, però visto che poi deve essere approvata o bocciata se si vuole andare in una certa direzione e si vuole veramente raggiungere lo scopo che si vuole, che è quello di sensibilizzare tutti contro questo fenomeno, però anche le parole hanno il loro peso, hanno la loro modalità di essere, per essere intesi da tutti. Per cui non si tratta di aggiungere una frase o toglierne un'altra. Con la frase suggerita dal capogruppo Conese va a sostituire quella che è il punto 2, diciamo così, del premesso che aggiunge una parola in più al visto che, perché secondo me dà senso comunque delle cose allocando le parole nel giusto modo. Poi la mozione è la sua, se l'accetta la approviamo, se non accetta un altro tipo di discorso. No, mi taccio perché volevo riintervenire su una cosa, ma preferisco di no e
Chiudiamo. Se il consigliere Vigentini concorda su questa modifica, possiamo metterlo ai voti e Signori, allora votare. l'emendamento, scusate, l'emendamento deve essere sottoposto alla votazione di tutto il consesso. Quindi procederemo prima alla votazione dell'emendamento, quindi alla modifica proposta dal consigliere Conese, e poi alla votazione dell'intera mozione emendata. Ok, pertanto Prego, sindaco. sì, metto in voto. Scusi. Prego. Ribadisco, per una volta guardiamo la luna anziché il dito. Quindi se questa frase vi fa stare maggiormente tranquilli, maggiormente sereni, votiamola pure con questa frase, con questo emendamento. Io sono favorevole all'emendamento. Mi lascia un po' basito questa volontà di emendare con una frase che è priva di senso se non è puramente formale, però va bene, io non ho nessuna ostilità al riguardo. Bene, pertanto mettiamo in votazione l'emendamento proposto dal consigliere capogruppo Conese, che ha letto poc'anzi, e che va a sostituire il punto 2 di quanto indicato nel premesso che della mozione, e si aggiunge la parola ulteriori iniziative nel visto che. Se siamo tutti d'accordo, metto in votazione. E poi il consigliere Conese ha già letto questa frase. Al limite, segretaria, lei ha bisogno che le diamo un No, qualcosa di poi, scritto? no, poi chiederò, sì, poi chiederò la trasmissione dell'inciso da aggiungere. Ok, pertanto mettiamo in votazione questo emendamento così come l'ho formulato. Chi è d'accordo? Chi è favorevole? Ok, unanimità. Adesso dobbiamo Mettiamo in votare la votazione. mozione globalmente emendata, sì. Esattamente, adesso mettiamo in votazione la mozione emendata come abbiamo appena detto. Chi è favorevole? Ok, perfetto, grazie. Prego, allora procediamo al quarto punto all'ordine del giorno. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successivi, TUEL, formatosi a seguito di sentenza della Commissione Tributaria Regionale numero 3867/2021, depositata in data 25 ottobre 2021, applicazione avanzo di amministrazione 2020 accantonato. Assessore Scuderi, a lei la parola. Grazie. Scusate, io mi assento 5 minuti. Ok, buonasera a tutti. Diciamo che già il titolo dell'ordine di questo punto, l'ordine del giorno, come dire, fa riassunto di quello che è la discussione che lo riguarda. In buona sostanza l'articolo 194 del testo unico degli enti locali prevede l'obbligo di dichiarare la legittimità nei casi espressamente previsti dallo stesso articolo, e nel punto 1, quindi nella lettera A di questo articolo, è previsto proprio la presenza di sentenze esecutive. Quindi nel momento in cui esiste una sentenza esecutiva, il Consiglio Comunale deve dichiarare la legittimità di questo debito chiamato fuori bilancio e quindi andare poi a compiere tutti gli atti di conseguenza. Con questo punto, sostanzialmente, per specificare a cosa si riferisce il debito fuori bilancio, come voi sapete, da diversi anni noi abbiamo in essere tutta l'attività accertativa che riguarda sia l'IMU che la Tari, con diversi contenziosi in essere, per lo più contenziosi che l'amministrazione ha portato a casa in maniera vittoriosa. In questo caso specifico abbiamo un contenzioso in essere con un'azienda, ovviamente del comune, su una controversia Tari, sentenza che si riguarda la commissione regionale, che ha accolto sostanzialmente, ha respinto l'appello dell'amministrazione. A fronte di questo appello, di questa sentenza, l'amministrazione ha già provveduto ad impugnare la stessa presso la Cassazione, e quindi per effetto della sentenza che prevede il pagamento delle spese di giudizio, deve essere dichiarato legittimo, sostanzialmente il
dispositivo di queste sentenze, quindi andiamo ad accantonare le somme relative al debito relativo appunto al pagamento delle spese di giustizia. Per ovviamente completezza di discussione, nel nostro bilancio è già previsto, perché è previsto per legge, l'accantonamento di somme specifiche per il contenzioso. Abbiamo una somma ben superiore rispetto a quella che sono quelle previste da questo punto dell'ordine del giorno, e quindi utilizziamo quell'avanzo accantonato per andare a coprire il debito fuori bilancio relativo a queste sentenze. Questo è quanto. Sono interventi su questo? Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione questo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Sindaco, però aspetti, Sindaco, ascolti, al momento non c'è il consigliere Vigentini, il quale se non si ricollega lo devo considerare assente ai fini della Ok. votazione anche. Giusto, chiedo scusa. Eh no, dico. Consigliere Vigentini? Vabbè, chi non c'è assente, sindaco, dai. Ha detto che si assentava 5 minuti. Ok. Ok, allora per me è Procediamo. assente. Ok. Mettiamo in votazione questo punto. Chi è Sì. favorevole? Ok. Aspetti però, Contrari? con sì ragazzi io non ho visto, aspetti, con sì ragazzi io non ho visto il suo voto. Ok. Va bene. Contrari? Astenuti? Ok. Ok. Quinto punto all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione 2021, competenza del Consiglio, articolo 175,2 del decreto legislativo 267 del 2000. Assessore Scuderia, ancora lei la parola. Sì, questa è una variazione, una delle ultime variazioni, probabilmente non è detto che sia, probabilmente magari l'ultima, adesso possono sempre essere fatte, però comunque questa è una delle ultime variazioni del bilancio, dove andiamo a, come dire, a sistemare gli ultimi capitoli che hanno necessità di essere adeguati a quello che è la necessità del bilancio, per cui la variazione è stata fornita a tutti. Già dalla descrizione dei capitoli si può ben intuire a cosa si riferiscono le variazioni. Io direi mi soffermerei giusto per gli importi più importanti, ma anche per, come dire, verificare se ci sono degli elementi da fare. Per quanto riguarda le entrate, oltre alla sistemazione dei vari capitoli, laddove ci sono, come dire, somme che sono state, che possono essere accertate per importi maggiori, c'è un utilizzo d'avanzo di amministrazione libero per 104.161 euro, che poi vedremo in parte corrente dove viene utilizzato. E per quanto riguarda le entrate, importi considerevoli, di altro abbiamo solamente un importo pari a 13.200 euro, che sono relativi agli oneri di organizzazione, gli oneri primari. Avevamo in bilancio l'importo di 50.000 euro, sono stati accertate maggiori somme, quindi il capitolo adeguato è 63.200. Dopodiché ci sono tutta una serie di capitoli legati alla spesa corrente di investimento. Per quanto riguarda la spesa corrente, oltre all'adeguamento di tutta una serie di capitoli legati al personale e tutta una serie di capitoli legati anche a manutenzione e servizi vari, diciamo che se andiamo a vedere quelle che possono essere di maggiore rilievo, io mi soffermerei sul capitolo relativo all'acquisto beni per gestione diretta e servizio smaltimento di rifiuti. Come vedrete, c'è un importo pari a 56.210. Questo importo a cosa si riferisce? Penso che, bene o male, oramai abbiamo tutti ricevuto la lettera per andare a ritirare il bidoncino nei giorni 2, 3 e 4. Quindi, prossimamente al mese di dicembre ci sarà una, come dire, modifica in quello che è il servizio di raccolta rifiuti, quindi l'istituzione del bidoncino col CIP,
e quindi tutto quello che ne consegue. In buona sostanza abbiamo deciso di non fare pesare il costo dell'acquisto dei bidoncini alle famiglie, quindi ai cittadini, e quindi andiamo ad acquistare i bidoncini, a finanziare questo acquisto con l'avanzo, e quindi la tassa rifiuti che andrà a essere inserita in bilancio, nel bilancio che è stato approvato in giunta e che avete ricevuto, resterà tale l'importo per 500.000 euro, in luogo di essere di subire l'aumento legato appunto all'acquisto dei bidoncini, che comunque sarebbe stato coperto dal servizio. Per cui la scelta è quella di coprirlo direttamente con risorse proprie dell'amministrazione, quindi non pesare sui cittadini. Poi, per quanto riguarda altri capitoli, abbiamo impatto investimento, abbiamo delle manutenzioni straordinarie che riguardano l'illuminazione pubblica, manutenzione straordinaria per 10.200 euro, manutenzione straordinaria che riguardano i parchi pubblici, e poi abbiamo i capitoli legati all'acquisto di beni e servizi dell'automezzo per il servizio socio-assistenziale, che è stato incrementato di 5.500 euro, e infine 7.100 euro che riguardano l'acquisto di beni e attrezzature per il cimitero. Questo, diciamo, in linea di principio, gli importi principali, fermo restando che poi gli altri capitoli hanno una descrizione abbastanza chiara, ma che dovrebbe essere un chiarimento. Grazie. Sindaco, mi perdoni. Allora, nel punto precedente non è stata votata l'immediata eseguibilità, che invece è fondamentale. Quindi chiedo nuovamente ai consiglieri di esprimersi in relazione al punto precedente del riconoscimento sui debiti fuori bilancio. Tra l'altro, consigliere Vigentini, io l'ho dovuta considerare assente perché lei non c'era né durante la discussione né durante la votazione. Quindi non lo so se, visto che è rientrato e dobbiamo procedere alla votazione per l'immediata eseguibilità, se vuole, io posso procedere nuovamente alla votazione non solo dell'immediata eseguibilità o anche del punto. Lei però non ha partecipato alla discussione, mi dica lei, altrimenti procedo con i suoi colleghi soltanto alla votazione dell'immediata eseguibilità. Premesso che chiedo di votare prima il punto 6, il punto 5, che è stato appena esposto dall'assessore Scuderi, proprio per chiarezza procedurale del Consiglio Comunale. Poi, per quanto riguarda la votazione, io non ho partecipato alla votazione, quindi ci mancherebbe altro, non parteciperò nemmeno a quella relativa all'immediata esecutività. Perfetto, Grazie. però chiedo che si proceda prima alla votazione dell'immediata eseguibilità del punto precedente, per un discorso di verbalizzazione, cortesemente. No, invece io, Presidente, chiedo che ormai il punto 5 è stato esposto dall'assessore Scuderi, quindi chiedo di votare prima il punto 5 e poi di votare l'altro punto, perché se no facciamo confusione. Ormai il punto è stato esposto, chiedo di terminare il punto 5 all'ordine del giorno. Visto che per il consigliere Vigentino è un problema, possiamo procedere al punto 5. Ok, allora se ci sono, prima di mettere in votazione interventi su questo punto che ha appena esposto il consigliere e l'assessore Scuderi, relativo alla variazione di bilancio. Ok, non ci sono interventi, metto in votazione il punto 5 che è la variazione di bilancio. Chi è favorevole a questo punto? Contrari? Ok. Astenuti? Per l'immediata Sì. eseguibilità di sempre di questo quinto punto, chi è favorevole? Ok. Contrari? Astenuti? Ok, torniamo Punto adesso al punto precedente, l'immediata 4 eseguibilità. per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità del punto 4? Ok. Contrari? Astenuti? Ok. Ok.
Grazie, procediamo Grazie, con il Sindaco. sesto punto. Grazie a lei. Procediamo con il sesto punto dell'ordine del giorno, approvazione del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. Lascio la parola al capogruppo Conese che ha seguito l'iter anche con i capogruppi, eccetera. Prego. Grazie Sindaco. Il regolamento per la gestione dei rifiuti che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale di questa sera. Ritengo lo si possa considerare come dato già per letto, per la ragione che il testo è stato già anticipato ai capigruppo e anche per il fatto che tutti i capigruppo hanno avuto modo di confrontarsi e in quella circostanza hanno anche espresso le loro valutazioni, chiesto dei chiarimenti nel merito del testo e sollecitato anche delle eventuali modifiche o integrazioni prima della seduta di questo Consiglio Comunale. Mi permetto solo di dire una cosa, un inciso, solo per ribadire quanto sia stato importante e utile la riunione dei capigruppo, e posso dire di tutti perché tutti hanno partecipato alla, diciamo la capigruppo, che ha svolto sicuramente un compito utilissimo per le decisioni che si devono assumere nel merito dell'argomento, e svolto altresì un compito utilissimo per una corretta gestione dei tempi, sia per la discussione che per la sua approvazione in Consiglio Comunale. Allora, dandolo per letto, vabbè, io presumo che tutti siano a conoscenza di quello che il regolamento prevede. Ecco, il testo del regolamento che viene sottoposto all'approvazione e che riguarda tutta la gestione dei rifiuti urbani è composto di 51 articoli, compreso 5 allegati, per cui una cosa abbastanza corposa, e contempla sia le disposizioni di carattere generale che le norme specifiche per la raccolta e il trattamento dei rifiuti. Ma all'interno, voglio dire, del regolamento, contempla una parte che immagino sia molto condivisa e che è quella che è indicata al titolo 4 e che riguarda la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti. Solo un inciso utile per la valorizzazione del titolo, cioè utile alla valorizzazione del titolo 4 appena menzionato. Il nostro comune, come raccolta differenziata, per i dati statistici che ci sono stati forniti, nell'anno 2019 ha raggiunto il 70,14% come raccolta differenziata, che è passato a 71,50% nel 2020 e ancor meglio ha raggiunto il 72,60% nel 2021. È chiaro che raggiunto il massimo della raccolta differenziata, per ulteriormente migliorare la raccolta dei rifiuti, la strada da perseguire non può che essere la sua riduzione. Per cui voglio dire, un ragionamento serio rispetto a questo argomento della riduzione dei rifiuti credo che sia una cosa molto importante e nel regolamento questa cosa è stata di fatto indicata. Ecco, nel merito invece delle osservazioni che sono state indicate e condivise nella riunione dei capigruppo, che in parte è avvenuta in presenza, in parte in modo, voglio dire, telefonico attraverso corrispondenza mail, perché all'incontro il consigliere Vigentini per impegni che aveva non poteva partecipare, per cui diciamo, abbiamo utilizzato questa forma un po' mista per comunque scambiarci i pareri rispetto al discorso del regolamento. Ecco, diciamo che le osservazioni che sono state poste sostanzialmente sono state chiarite, perlomeno quelle che in modo abbastanza specifico il consigliere Vigentini indicava nella sua mail. Salvo diciamo un ultimo punto che è rimasto in sospeso, su cui pensavamo di chiudere ieri il ragionamento, ma poi per una serie di circostanze questo non è stato possibile.
che però adesso voglio dire, propongo, e magari qui mi chiedo l'assistenza della dottoressa Vitale per come seguire la procedura. Lei sta proponendo Una un no. emendamento, è corretto? Sì, sto proponendo un emendamento, però ecco, magari lo vado un po' a specificare in modo che il consigliere No, no, Vigentini, infatti che mi dettagli quello che è l'articolo, dico fermo restando che poi mi trasmetterà la documentazione, giusto per prendere un Ok, attimo io nota. Qual sarebbe allora l'articolo? diciamo l'articolo 2 del regolamento. Allora, aspetti che Forma di esatto. gestione. Forma di Ok. gestione, esattamente, esattamente. E siccome, aspetti adesso che recupero un attimo la citazione del consigliere, mi perdoni. Arrivo, arrivo, eccolo qua. Allora, nella sua indicazione poneva che bisognava meglio specificare quale fosse il soggetto chiamato a decidere i criteri di efficienza ed efficacia. Ecco, ripeto, purtroppo non siamo riusciti a chiudere il ragionamento prima che uscisse la convocazione del Consiglio Comunale e lo poniamo adesso come emendamento. Proprio prendendo spunto dall'osservazione che aveva fatto il consigliere Vigentini. Cioè, nel senso che anziché andare a specificare chi è il soggetto che decide i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, modifichiamo il punto 1 dell'articolo 2 inserendo la frase: il comune di Pontirolo Nuovo configura la gestione dei rifiuti urbani. E poi il seguito dell'articolo prosegue come quello che risulta nel regolamento inviato e allegato alla convocazione del Consiglio Comunale. Per cui sostanzialmente viene specificato chi è il soggetto in modo un po' più chiaro, non che prima non fosse chiaro, ma prima era un sottointeso. In questo caso si va a specificare meglio il soggetto e ecco, credo questo è l'emendamento che si chiede di apportare. Per il resto, le osservazioni sono state recepite prima che uscisse diciamo, fosse allegato il regolamento alla convocazione del Consiglio Comunale, per cui le cose sono state chiarite. Grazie. Interventi su questo punto? No, solo per chiedere al capogruppo Conese se mi può ripetere l'emendamento, perché non so se ho capito male io. Prego, prego. Allora, guarda, recupero il testo vecchio, cioè quello che avete voi, quello non emendato. Allora, il testo non emendato all'articolo 2,1 dice: il servizio di gestione di rifiuti urbani si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali. Anziché, e mentre il comma 2 dice in base ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i servizi dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti. Siccome il consigliere Vigentini poneva proprio nelle sue note all'articolo 2 il comma 2 che bisognava meglio specificare il soggetto chiamato a decidere i criteri, semplicemente è stato inserito il comune di Pontirolo non nel comma 2, ma nel comma 1 per dare poi continuità alla frase, nel senso che il comma 2 è chiaro che il riferimento è il comune di Pontirolo che è indicato nel comma 1. Questo è Quindi il il comma 1 come diventerebbe, comma capogruppo? 1 diventa: il comune di Pontirolo Nuovo configura la gestione dei rifiuti urbani
e poi prosegue col testo che avete voi come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa. Voglio dire, il testo non cambia, è modificato la prima parte dell'articolo 1 inserendo il comune di Pontirolo, di Pontirolo Nuovo. Questo è il senso. Credo che abbiamo colto il senso dell'osservazione che aveva fatto il consigliere Vigentini, credo che bisognasse meglio specificare chi era il soggetto che doveva agire secondo quei criteri che sono indicati, insomma. Posso, Presidente? Grazie. Ok. Prego. Sposando, come ho già detto, al capogruppo Conese la razza di, come dire, meglio specificare un qualcosa che comunque in parte è già scritto, non so se l'emendamento proposto stia formalmente in piedi, nel senso che non so se tra le competenze del Comune di Pontirolo Nuovo vi sia quella di configurare il servizio di gestione dei rifiuti. Io questo non so, magari chiedo al segretario. Sì, condivido l'osservazione del consigliere Vigentini perché di fatto i servizi di pubblico interesse sono quelli prestabiliti dalla legge. Rientra questo tra cioè il servizio di gestione dei rifiuti rientra tra i servizi di interesse pubblico, però è previsto dalla legge, per cui onestamente condivido l'obiezione del consigliere Vigentini. Non è una prerogativa che compete al comune, ma è la legge che individua i servizi di interesse generale. Pertanto non si fanno emendamenti. Se la specificazione è questa, onestamente non è il comune che è legittimato a considerare, è la legge che individua i servizi di interesse generale, tant'è che i servizi, la gestione dei rifiuti è un servizio di interesse generale, ma per previsione legislativa. Sì, ma qua l'oggetto del Il sindaco non si contendere. sente. Prego, prego No, Vigentini. grazie. No, dicevo, l'oggetto del contendere infatti non era il comma 1, bensì il comma 2, nel senso che l'articolo 2 ci dice come deve essere gestito questo servizio. Nel comma 2 si dice che i criteri che devono orientare questo servizio sono i criteri di efficienza, efficacia, economicità e basta. Il tema è che secondo me, come scrivevo qualche giorno fa, manca chi è chiamato a verificare il puntuale rispetto di questi criteri. Quindi, secondo me, andava inserito dentro qua un riferimento al soggetto titolato a verificare l'effettivo rispetto di questi criteri. Tutto qua. Se no, era un comma, a mio avviso, un po' monco, ecco, mettiamola così. Detto ciò, poi mi rimetto all'aula, come si suol dire. Allora, io direi che a questo punto è sottinteso, magari non è chiaro, però questo è un regolamento che è stato adottato anche in altri comuni dove è iniziata questa raccolta e noi poi l'abbiamo visto e un po' adeguato a noi, però diciamo i principi cardine sono un po' stati adottati da tutti i comuni, per cui non so, forse potrebbe anche per quanto mi riguarda lasciare così, però perché Però, come. Sindaco, il mal comune mezzo gaudio non è un principio No, molto. non intendevo dire quello che è il mal comune mezzo gaudio, non credo che tutti godano di un mal comune mezzo gaudio, stavo semplicemente dicendo che comunque è un regolamento che è già stato, la base di questo regolamento è già stato adottato almeno in 7-8 comuni dall'inizio dell'anno a oggi e vedendo anche come hanno fatto in altri comuni, non è poi, se vogliamo, siamo qui per ragionare su questa cosa qui.
inserito il punto 1 potrebbe essere, giustamente come ci ha fatto notare la segretaria e anche lei di Gentini, non corretto. Se vogliamo aggiungerlo poi al punto 2, però voglio dire, è abbastanza chiaro, è abbastanza sottinteso che comunque il Comune farà anche la sua parte in questo, nel verificare che ognuno faccia la propria parte con questo, insomma, in questo regolamento. Io propongo questa modifica che ho buttato giù adesso. Propongo di aggiungere dopo economicità, cioè quindi in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, propongo di aggiungere le seguenti parole: puntualmente verificati dal soggetto preposto al controllo. Dei servizi di gestione dei rifiuti. Va bene, aggiungiamo due parole, però se il senso era chi controlla, non è che cambi molto comunque il senso, il resto della frase. Aggiungiamo due parole in più, ma non è che viene indicato comunque anche qui in base ai criteri di efficienza i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti. È ovvio che poi bisogna anche verificare che questi funzionano. Poi se riteniamo di aggiungere questo, voglio dire, nessun problema, lo possiamo anche aggiungere, però. Giuseppe, visto che hai acceso il microfono, volevi dire ancora qualcosa o lasciamo? No, no, volevo intervenire prima, poi sei intervenuta tu e voglio dire, hai chiarito la situazione, per cui non lo so, quello che posso dire adesso è chiedendo l'aiuto del segretario, se voglio dire sostanzialmente quella frase che ha proposto, che io ho cercato di scrivere, ma non ho fatto in tempo. Allora, Se voglio dire, mi no, no. perdonatemi, e se è un discorso, cioè i criteri di efficienza, efficacia e economicità, anche questi, insomma, sono già dei criteri che vengono noti, cioè il concetto di efficacia, rapporto tra obiettivi e risultati, oppure economicità, laddove comunque vi siano dei costi che siano ridotti. Per cui io forse non ho ben capito l'intenzione del consigliere Vigentini, perché non, come rilevava il sindaco, effettivamente non individua il controllore. Io volevo capire se l'obiezione del consigliere era individuare il soggetto preposto al controllo sul sistema di gestione che ritengo sia già individuato all'interno del regolamento. Condivido, è già individuato all'interno del regolamento, E allora, mi però perdoni se l'ho interrotta, ma prego. no, dicevo, condivido, è già individuato all'interno del regolamento, secondo me era opportuno richiamarlo anche in questo punto del regolamento, proprio perché siamo in apertura del regolamento, il soggetto non è ancora stato definito perché verrà definito più avanti e secondo me era opportuno richiamarlo anche in questo punto. Detto ciò, se poi, cioè, nel senso è una questione di lana caprina, se l'aula dice che va bene, per me va bene, cioè, nel senso. Io onestamente lo lascerei come, anche perché vi ripeto, i criteri di economicità e efficienza sono dei concetti abbastanza noti, il rapporto tra costi e benefici. Dico, il soggetto controllore è individuato dopo, per cui io onestamente non inserirei nulla, però questo in Anch'io. relazione al parere che mi è stato richiesto. Grazie segretaria, anch'io la lascerei così in questa perché comunque e aggiungiamo come dire, due parole in più, ma comunque non indicano esattamente chi deve fare questo. Io propongo di lasciarlo così, però se c'è qualcun altro che vuole intervenire su questo. Ok. Metto in votazione questo sesto punto all'ordine del giorno.
Chi è favorevole all'approvazione di questo regolamento? Contrari. Contrari? Contrari? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Ok. Contrari? Astenuti? Ok, okay, grazie. Settimo punto all'ordine del giorno, approvazione convenzione con la città di Treviglio per l'esercizio delle funzioni di centrale unica di committenza per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi, articolo 37,4 del decreto legislativo 50 del 2016. Noi portiamo in Consiglio Comunale questa sera la bozza di convenzione tra i comuni. Tre comuni di Treviglio, Arcene, Casirate, Castelrozzone, Faradadda, Fagattano, Ponterolo Nuovo e la società Isgea per l'esercizio della funzione di centrale unica di committenza e per l'affidamento degli appalti, dei lavori per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi appunto dell'articolo 37,4 del decreto legislativo 50 del 2016. Questa convenzione fu stipulata per la prima volta nell'anno 2015, nel novembre 2015, poi è stata rinnovata, è stata sottoscritta un'altra convenzione a novembre del 2018 per 3 anni e adesso siamo a rinnovare per la terza volta questa convenzione. Quando fu fatta nella prima e nella secondo caso c'era un obbligo di legge che ci diceva di farlo per certi tipi di appalti che dovevano essere eseguiti. Adesso i comuni aderenti hanno deciso di, sulla base proprio dell'esperienza fatta in questi anni e sul fatto che appoggiarci ad una centrale unica di committenza aiuta anche i piccoli enti a svolgere al meglio le funzioni richieste e le attività che devono essere fatte per gare o per affidamenti di lavori di una certa dimensione. Anche se questo obbligo è stato sospeso con l'applicazione dell'articolo 37,4 con un decreto legislativo fino al 30 giugno del 2023, però diciamo che i comuni aderenti, tra cui Pontirolo, ha deciso di continuare ad avvalersi dell'operato della centrale unica di committenza nel caso di la necessità di appalti per lavori o per servizi di certe dimensioni. E questa sera, appunto, siccome c'è in scadenza l'appalto, il contratto, la convenzione che c'era prima, si porta la convenzione nuova all'approvazione. Ecco, sostanzialmente questa è la convenzione che dobbiamo approvare e che è una convenzione che già conosciamo e che è la terza volta che viene rinnovata. Si è aggiunto l'anno scorso il comune di Pagazzano, che prima non c'era, scusate, nel 2019, forse nel 2019 si è aggiunta anche la società Igea, che all'inizio negli altri mandati, nelle altre convenzioni non c'era. Per cui questa sera si chiede l'approvazione di questa bozza per dare mandato poi al sindaco di sottoscrivere questa convenzione con gli altri sindaci. Interventi? Due richieste di chiarimenti, Presidente. Posso? Sì, certo. Grazie. Articolo 10. Si dice che la presente convenzione ha durata di 3 anni, con decorrenza dal 1 novembre 2021. Quindi la prima domanda è giusto la decorrenza dal 1 novembre 2021, nella misura in cui lei stasera giustamente ha chiesto il mandato di sottoscrivere questa convenzione e volevo capire se era giusta la data del 1 di novembre. Poi, appena prima dell'inizio dell'articolo 11, c'è scritto che non è ammesso il recesso anticipato. Abbiamo trovato questa struttura giuridica già in un'altra convenzione, adesso non ricordo esattamente quale, ma ricordo fosse di competenza dell'assessore Pisoni, sulla quale poi avevo chiesto di fare una verifica circa la legittimità di questa mancanza di
possibilità di recedere anticipatamente, non ho più avuto notizie su questa verifica effettuata e quindi chiedo, è corretto scrivere che non è ammesso il recesso anticipato? Perché io ho qualche perplessità sul fatto che non esista la possibilità di recedere anticipatamente. Grazie. Allora, per quanto concerne questa convenzione, io, non io, ma l'ufficio che segue questa convenzione, che è l'ufficio tecnico, avevo chiesto di verificare questo e loro mi hanno detto che questa è una convenzione che è stata mandata a tutti i comuni in approvazione e questo è il testo che viene approvato. Posso provare a vedere, chiedo scusa, su quella che abbiamo approvato precedentemente. Sul testo qua di quella vecchia. Ecco, anche nel testo vecchio che abbiamo approvato nell'anno 2000, in passato, era indicato con la stessa, non è ammesso il recesso anticipato, se non vedo male. No, chiedo scusa, non è il testo che ho portato questo qua. Sì, esatto, questa è la convenzione che era allegata alla delibera di Consiglio Comunale del novembre 2018 ed era indicata anche in questa convenzione, allora era l'articolo 9, durata della convenzione, a durata di 3 anni con decorrenza dal 1º novembre 2018 e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini più previsti dalla normativa e non è ammesso il recesso anticipato. Adesso andiamo ad approvare una convenzione con le stesse modalità delle precedenti. Sì, io non ricordo cosa è stato fatto nel novembre del 2018, bisognerebbe andare a riprendere la delibera. Però a me Ce l'ho qui questa. davanti la delibera, il consigliere Vigentini, la delibera, sono andata a riprenderla per vedere se l'ho davanti a me la delibera, se vuole le leggo quanto è stato scritto durante la discussione. Il sindaco presidente introduce il punto 7 all'ordine, anche allora era il punto 7 all'ordine, riferisce che la pratica non è altro che la convenzione che avevamo già in essere, che si rinnova per altri 3 anni, spiega quanto è obbligatorio usare la centrale di committenza. 3 anni fa le condizioni erano diverse rispetto adesso è più una questione di opportunità. Il consigliere Alessandro Vigentini dice che anche in tal caso vi sarebbe un vizio di forma perché l'ordine del giorno reca convenzione con il comune di Treviglio, per cui l'oggetto non sintetizza bene il contenuto, chiede la ragione per la quale nello schema di convenzione si dice che c'è la necessità di continuare in questa modalità e con quale atto il Comune di Ponteiolo ha espresso la volontà di rinnovo. Questo è quanto indicato nella bozza di delibera numero 80 del 14/11/2018. Poi il Consiglio Comunale e il Segretario Comunale richiesto fornisce chiarimenti in merito alle due questioni, il Sindaco Presidente pone in votazione. Questo è quello che è del 2018. Perché appunto Sì, mi sì. ero andata a verificare un attimo per capire. No, va bene. Io però, magari nel novembre del 2018 non me ne sono accorto. Stasera leggendo la convenzione mi è balzata agli occhi questa cosa qua e quindi chiedo, propongo un emendamento per stralciare queste parole. Non è ammesso il recesso anticipato. Allora, su quelle che sono, non abbiamo, sono, se si entra nel merito di questa convenzione e si va a modificare, non bisogna, parlando con chi ha proposto con il Comune di Treviglio, loro dicono che questa è la bozza di convenzione e interventi su cose che sono sostanziali, secondo loro non sono ammessi. Un conto se c'è un errore o formale, ma una cosa sostanziale non può essere cambiata. Per cui Il questa. Comune di Treviglio esprime la sua posizione. Poi, per sottoscrivere una convenzione dobbiamo essere d'accordo in due. Io propongo questo emendamento, poi lei voti come riterrà opportuno,
però secondo me la non possibilità di recedere anticipatamente è un qualcosa che mi lascia un po' perplesso, quindi chiedo che venga stralciato dalla convenzione. Scusate, Sindaco, allora dovremmo mettere. Lei, consigliere Vigentini, lo pone come emendamento? E pongo l'emendamento di stralciare l'ultimo capoverso, o se lo vuole Allora, chiamare attendo comma. un attimo che prendo nota. L'emendamento consiste all'articolo Ricorda? 10. Sì, infatti, mi ricorda cortesemente l'articolo? Articolo 10, comma 2. Sì, Il comma 2 è stralciato. Ok, dovremmo sottoporre a votazione. Ok, l'unica cosa, e chiudo qui un parere della segretaria, essendo questo un documento, come dire, abbastanza blindato, inviato anche ad altri comuni che lo stanno approvando, chiedo come possiamo fare. Allora, io mi limito a dire che la clausola, sebbene ovviamente sia limitativa, non è una clausola vessatoria e quindi non è nulla né tantomeno illegittima. Quindi questo, a seguito della sua richiesta di parere, mi preme sottolinearlo, in quanto le clausole vessatorie sono soltanto quelle tipizzate dalla legge e questo non rientra tra le ipotesi, per cui è una clausola che di per sé è legittima. Siccome il contratto si basa su un accordo tra le parti, noi andiamo ad approvare una bozza che poi verrà ad essere sottoscritta, per cui laddove voi non abbiate avuto mandato, se non per le modifiche formali, questa è assolutamente una modifica sostanziale. Infatti, questo, per cui, è proprio questo. Perché sì, io su questo ci tengo a sottolineare, la clausola è assolutamente legittima, fermo restando che, come evidenzia il consigliere Vigentini, è una clausola limitativa, assolutamente, però è legittima ed è valida. Essendo comunque, vi ripeto, un contratto, un accordo tra le parti, nulla vieta che possa essere inserita. È una bozza che deve essere approvata da tutti i comuni, laddove lei mi conferma che eventuali modifiche potevano essere approvate in consiglio, eventuali modifiche e non sostanziali, formali, non sostanziali. Le confermo che questa è una modifica sostanziale, assolutamente. Infatti, è proprio questo, per cui nel momento in cui noi andiamo ad apportare una modifica sostanziale, noi come comune non so poi come possa essere il seguito di questo, insomma, ecco. Sì, perché il risultato sarebbe che voi, a differenza degli altri comuni, sareste esatto. legittima del recesso e gli altri no. E gli altri no, quindi. Certo. E siccome questa convenzione viene sottoscritta, e tra l'altro è stata sottoscritta così anche nei precedenti 3 anni, e di fatto non è che sia cambiato molto in questa, con questa nuova rispetto al passato. Cioè, se noi l'approviamo con questo emendamento, potrebbe non essere accettata poi dagli altri. Non so, noi siamo in questa convenzione ormai, questa è la terza tornata che facciamo. Non sono andata a vedere nel 2015 com'era, mi sono guardata il 2018, però il 2018 riportava un po' questa situazione. Anzi, la riportava pari pari. Per cui andare ad approvare adesso questa con questo emendamento potrebbe creare problemi. Prego, Assessore Agazzi. Sì, allora, questo giro di approvazione della convenzione con la CUC, partiamo da un fatto nuovo, che è proprio la possibilità di non... Se prima eravamo obbligati, sopra alcune soglie, a partecipare comunque a queste gare tramite CUC, che è dichiarato dall'articolo 37,4 del decreto legislativo 50, adesso fino al 2023, giugno 2023, questo obbligo, tra virgolette, è stato stralciato, penso, per un discorso anche di emergenza, no? E durante l'incontro che c'è stato tra i comuni è emerso il fatto proprio di voler partecipare alla CUC non come obbligo, ma in questi 6 anni è nata questa esperienza che invece sta generando delle opportunità, no? E diciamo che i responsabili di servizio, chi erano presenti, che tutti i giorni lavorano, soprattutto gli uffici tecnici che lavorano con i bandi di gara e quindi anche l'acquisto di beni e servizi, tutte quelle che sono le convenzioni anche di gestione dei,
ad esempio un centro sportivo che noi abbiamo partecipato con la CUC, con la gara tramite CUC, si diceva che questa doveva diventare un'opportunità soprattutto per fare una certa economia di scala, no? Quindi quando si va ad acquistare alcuni beni e servizi, alcune cose, forse vale la pena che i comuni continuino a interfacciarsi sempre più per creare queste economie di scala. Infatti, consigliere Vigentini, io glielo faccio presente così almeno le faccio vedere una visione diversa che potrebbe avere anche quello che sta dicendo lei, non è sbagliato, però potrebbe avere un senso. I comuni vogliono a maggior ragione impegnarsi e chiedono che nessuno abbia recesso anticipato in questi 3 anni, perché è un impegno proprio degli enti che hanno deciso di parteciparvi a non rescindere il contratto. All'articolo 11, a un certo punto c'è scritto: al fine di ottimizzare lo scambio di informazioni, il Comune di Treviglio si impegna ad inviare ai comuni aderenti la propria programmazione biennale per l'acquisizione di beni e servizi e quella triennale per i lavori, così che gli stessi comuni possono verificare la presenza di servizi analoghi e uniformare con il tempo la durata degli appalti. Questo è proprio uscito in questa riunione tra tecnici, cioè di dire va bene, finora ognuno l'ha utilizzato per obbligo o perché doveva farlo, ma cerchiamo veramente di andare a uniformare anche diciamo le scadenze, no? Di questi acquisti, in modo tale che possiamo fare queste economie di scala. A maggior ragione, se vogliamo arrivare in questa direzione, quindi Treviglio è il comune più importante, è il comune che comunque tratta più gare, è quello che ci deve dare anche un po' l'indirizzo. Se si vuole andare in questa direzione, bisogna anche prendersi un impegno e cercare di non rescindere, quindi andare a rafforzare con un punto del genere, secondo me è una cosa corretta, non è un obbligo, ma è un impegno, dal mio punto di vista. Ho cercato di farle vedere una visione per me diversa. Pertanto, se non ci sono altri interventi, io metterei in votazione questa bozza di convenzione così come ci è stata suggerita No, chi però non è. aspetti, no, aspetti. Consigliere Vigentino, lei ritiene di, perché se lui ha presentato un emendamento va votato. Ok, giusto. Consigliere, lei Sì. intende proporlo? Sì, io sposo appieno il fine nobile enunciato dall'assessore Ragazzi e lo condivido anche. Tuttavia, secondo me, quella frase va tolta. Non per una mancanza di serietà, non per una mancanza di volontà di impegnarsi, ma perché nutro La qualche sua è perplessità. un'osservazione o è un emendamento, consigliere? No, no. Stavo arrivando a confermare la proposizione dell'emendamento, come ho detto prima. Basta, Ok, tutto qua. sindaco, dobbiamo votare prima l'emendamento. Ok, mettiamo in votazione chi è favorevole all'emendamento. Ok, non è Contrari? passato. Contrari? Astenuti? Ok, ovviamente l'emendamento non è passato, possiamo passare a votare il regolamento al Regolamento. netto di questa proposta, sì. Mettiamo in votazione l'approvazione di Aspetti, questo regolamento. aspetti, aspetti, sindaco, un attimino. Ok, prego. Mettiamo in votazione l'approvazione del regolamento così come è stato enunciato finora. Chi è favorevole? Ok. Contrari? Astenuti? Ok. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Bene, abbiamo concluso i lavori di questa seduta consiliare. Grazie a tutti per l'impegno, la disponibilità e il fervore nelle discussioni. Buonanotte, al prossimo consiglio che, come sapete, sarà il 20 di dicembre. Grazie, buonanotte. Buonasera, arrivederci. Grazie, buonanotte. Grazie a tutti, buonanotte.